all'interno dello scandalo della, di Fiorani, le famiglie che erano lì dentro sono state tutte sfrattate perché volevano venderlo e per anni questi immobili sono rimasti vuoti. In questo momento ci stanno delle famiglie sfrattate. Via Corcos la conoscete, era quella del vescovo della chiesa, no? Suore Paolino. E su questa cosa qui c'è un contatto con la proprietà e stiamo cercando in qualche maniera di risolvere il problema. Cecupo di Via dell'Asini era sfitto da anni, comunale questo qui. L'ex uso di Via dell'Asini doveva essere venduta per fare cassa per costruire l'ospedale nuovo, anche questo immobile pubblico lasciato assolutamente all'abbandono. Il palazzo Mauro Gordato, che è quello su cui stanno facendo più pressione, vorremmo ricordare, il palazzo Mauro Gordato innanzitutto è proprietà di un fondo immobiliare che l'ha lasciato in abbandono per anni, non è riuscito a venderlo e evidentemente vorremmo capire anche noi come mai, insomma forse non c'è interesse in questo momento. Il primo piano del palazzo Mauro Gordato, che è quello con tutti gli affreschi, diciamo quello più storicamente rilevante, è assolutamente vuoto, quindi non ci vive nessuno, non è che non c'è rischio di come posso dire che ci siano deterioramenti delle immobili. La Torre della Cigna la conoscete. Noi sosteniamo le famiglie che vivono all'interno di queste occupazioni, che sono immobili lasciati vuoti all'abbandono, molto spesso recuperati dagli stessi occupanti, perché come è stato detto per la Cigna, gente del quartiere della Cigna è venuta a dirci: meno male ci siete voi, che almeno c'è un dialogo, si parla con le persone, perché prima c'era spaccio, ci entravano tutti i giorni, succedeva, ci andavano a smontare, rubavano tutto, cioè, quindi voglio dire, l'attività che viene fatta da queste persone che non avevano alternativa evidentemente, perché sennò prima di andare a compiere un gesto illegale evidentemente non avevano alternative, è comunque un modo anche per in qualche maniera cercare di recuperare degli immobili. Nessuna delle famiglie che vive all'interno di queste strutture ha piacere a rimanerci. Se oggi o domani si riuscisse a liberarle tutte, noi saremmo contenti, anzi lavoriamo quotidianamente per cercare di arrivare alla liberazione di questi immobili. In via Battisti, che è di proprietà del D'Alesio, si sta cercando di arrivare a un accordo con la proprietà. È un occupato dell'ex ostello del Nautico. Si sta cercando di arrivare, si è fatto dei tavoli di trattativa con la proprietà e col comune per arrivare alla sistemazione delle famiglie che hanno i requisiti e liberare finalmente questa occupazione. Quindi, cioè,